Inaugurato a Marliana, nel Pistoiese, il campo polivalente hockey e calcio che consentirà alla società Hockey Club Pistoia di organizzare l'attività agonistica vicino alla propria sede, ma è previsto l'utilizzo della struttura anche per altre società sportive del territorio. L'impianto, il cui costo complessivo è di 572.000 euro, è stato finanziato da Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, 145.000 euro, CONI con il Piano Sport Periferie 100.000 euro, Federazione Italiana Hockey 75.000 euro, Regione Toscana 60.000 euro, Comune di Pistoia 30.000 euro, Società Hockey Club Pistoia 25.000 euro, Comune di Marliana 137.000 euro. L'impianto sarà gestito dalla Società Hockey Club Pistoia che oltre alla propria attività sportiva promuoverà l'hockey sul territorio. Che lo sport è anche salute, non è solo agonismo, è salute, è integrazione, è spirito di comunità, sono i valori veri dello sport e quindi credo che sia giusto che anche la Regione Toscana abbia un fondo per investire sull'impiantistica sportiva, proprio perché le nostre comunità hanno sempre più bisogno di momenti di aggregazione, di momenti nei quali i nostri giovani, i nostri ragazzi possano crescere secondo valori veri. Lo sport è fondamentale nella formazione dei giovani e è bello che lo sport non sia solo il calcio. E quindi dove c'era un impianto di calcio, oggi un impianto di hockey su prato, dove gioca la squadra di Pistoia che fa la 2, è davvero un bel momento e è il modo per valorizzare uno sport molto affascinante, ma che vediamo solo sulle televisioni quando ci sono le Olimpiadi. Sì, siamo contenti, è una giornata bellissima, un nuovo campo. Sarà adesso inevitabile come federazione programmare anche attività nazionali, ma non solo nazionali, perché il campo è veramente bello, è una posizione geografica particolarmente, come dire, logisticamente organizzata, particolarmente bella. Sono contento per questi ragazzi, per tutti i nostri giovani dirigenti che hanno veramente dedicato tanto tempo per raggiungere questo risultato. Era giusto dare un campo a questa realtà perché non ce l'aveva più e quindi noi già da tempo abbiamo detto sì e oggi passiamo una bella giornata inaugurando questo campo che mi sembra stato realizzato con tutti i crismi. È un intervento che vuole guardare allo sport sicuramente perché l'hockey ne aveva bisogno, ma anche al calcio, però per Marliana guarda anche a una rivitalizzazione delle attività commerciali perché la presenza di persone sul territorio vuol dire comunque opportunità per loro.